Illustre Presidente, illustre Ministro della Sanità, vedo che la sua sinistra maggioranza l'ha abbandonata e rimane in aula la parte politica che sta chiedendo una mozione di sfiducia verso di lei. Questa assenza palese dimostra il disinteresse per la sua comunicazione, mentre io vorrei ricordarle che fa una certa impressione leggere nelle cifre ufficiali che ancora oggi, a 100 giorni dall'inizio della campagna vaccinale, meno del 40% degli over 80 e meno del 3% della fascia 70-79 sia completamente vaccinato. E scoprire che a fronte di circa 800.000 medici e infermieri, 3.100.000 dosi di vaccino siano state riservate al personale sociosanitario. Per non parlare del 1.100.000 dosi andate al personale scolastico, con scuole quasi sempre chiuse, o 1 milione di vaccinazioni di cui non è possibile individuare la ratio. Chiedo anche un'altra cosa a lei, illustre Ministro. Se una persona che come me ha avuto il Covid ha gli anticorpi, perché è costretto a parlare con la mascherina? Se una persona ha fatto il vaccino, come forse lei, come Presidente Mattarella, come Presidente Zingaretti, perché ostenta la maschera all'aperto, dove è dimostrato sul piano scientifico che non si può diffondere il virus se non in modo limitatissimo? Perché questa finzione per dimostrare che voi avete ragione nelle misure assurde che avete assunto? Se io sono vaccinato, devo dare la sensazione della speranza e della salute raggiunta e non portare la mascherina. All'aperto è dimostrato scientificamente che questa diffusione è limitatissima. Voi avete costretto la gente in casa per ammalarsi, impedendo di stare all'aria aperta. L'ho detto ogni giorno, oggi lo ripeto a lei, perché voi siete responsabili di gravi situazioni di disagio e perfino di morte. Pensate anche a questo. Un giorno sarete davanti a un tribunale.